Quando sono partito per queste vacanze, quest'anno, come tutti gli anni, ho lasciato i miei due gatti. Non so se qualcuno di voi li ha già visti, ho fatto anche dei video con loro. Ho due gatte, una gatta nera e una grigia, a una mia amica che praticamente fa lei insieme al marito i dog sitter e i cat sitter. E adesso ci conosciamo già da 5-6 anni, quindi non sta più a farmi, come faceva i primi anni, la telecronaca quasi ogni ora fotografica anche dei miei gatti, no? Ma il primo anno che gli ho lasciato i gatti, questa donna, che tra l'altro è anche iscritta qua al canale, non penso guardi molti video, ma comunque se fosse ti saluto, Federica, molto gentilmente mi mandava su WhatsApp ogni mezz'ora una foto di sti gatti, no? E io poi gentilmente, ovviamente, le prime volte le rispondevo, le mettevo il sorrisetto, cosa. Poi dopo un po' ho iniziato a rompermi il cazzo, detto simpaticamente ovviamente, e le ho detto: senti Federica, ma non è per qualcosa, ma io sono in vacanza, i gatti se non stanno per morire, e mi auguro di no, o se non stanno male, e mi auguro di no, boh, sono lì da te e io mi faccio la mia vacanza. E lei mi spiegò che faceva così con me perché era talmente abituata con gli altri clienti. Loro guardano principalmente cani, perché i gatti non li vuole quasi nessuno in affido, perché il gatto è stronzo. Io infatti amo i gatti perché sono stronzi, i cani non fanno per me, non sono nelle mie corde, no? Il gatto è stronzo, il gatto ti scappa, poi non lo puoi tenere al guinzaglio, quindi questi qui hanno molta paura a fare i cat sitter in generale. È difficile proprio trovare persone che ti guardino i gatti, perché basta che il gatto gli scappi, si infili da qualche parte, vada sul balcone, e se lo perdono poi sono cavoli, no? E comunque lei mi spiegava che gli altri suoi clienti, quindi normalmente i padroni dei cani, erano e sono dei paranoici, che quando vanno in vacanza, da malati di mente, vogliono ogni ora sapere, anche fotograficamente. Spero che non si senta sta musichetta di merda in sottofondo di sti cantanti che stanno facendo qua nella piscina dove ho appena finito di mangiare. Comunque, a parte questa parentesi, dicevo, sti malati di mente vogliono avere ogni ora l'aggiornamento dello stato del loro animale, e poi adesso con la presa in voga negli ultimi anni di tutte queste messaggerie, WhatsApp, Messenger o cosa, anche le fotografie. E che quindi questa mia amica mi spiegava che per lei era diventata un'abitudine fare tutti sti selfie, mandare ste foto ogni ora, a dirmi come stavano i miei gatti. Perché tutti rompono i coglioni così, quelli che... Allora io poi gli spiegai, insomma, ci conoscevamo da pochissimo, non sapeva che testa avevo io. Poi adesso che mi conosce, io gli lascio i due miei conigli e boh, lei me li guarda per questi 7 giorni, e poi quando torno, cioè, io gli voglio benissimo a sti due gatti. Adesso ironizzo, li chiamo conigli o cosa, ho anche fatto un video sulle gattare o cosa, ma gli voglio veramente bene a questi gatti. Ma quando io vado in vacanza, io sono in vacanza, ok? Quindi se non succede qualcosa di eclatante. Ma questo discorso che ho fatto sui gatti o sui cani vale anche per mille cose. Dove voglio arrivare? La maggior parte della gente è convinta di andare in vacanza, ma non ci va. Cioè, loro spendono 1.000, 2.000, chi anche 5.000 euro, se ne vanno ai Caraibi, se ne vanno alle Hawaii, si indebitano. Ma poi con la loro testa vanno in questi posti mantenendo tutta la merda, tutti i cache. Ecco, faccio questa metafora: la nostra mente, se non è pulita da una meditazione, da un lavoro interiore, rimane tutta sporca all'interno di tutti i pensieri, tutti i cache. Come avete presente il vostro cellulare quando è intasato, che fate con quei programmini che scarichi da Play Store, oppure ce l'hanno già incorporato il cellulare, la pulizia cache, no? Allora poi
pulisci tutta sta spazzatura, o anche il computer, c'è cioè quel programma famoso C-Cleaner che pulisce, pulisci tutti questi file inutili e il computer va più veloce e funziona meglio. Ecco, la maggior parte delle persone, quelli che non meditano, non fanno un lavoro interiore, quello che cerco di trasmettervi io in questi miei video, ovviamente come dico sempre i miei video sono introduttivi alla meditazione, introduttivi al lavoro interiore, chiunque voglia intraprenderlo poi deve autonomamente scegliere delle altre fonti, dei libri piuttosto che dei canali di meditazione più approfondite e tutto, e i miei video sono semplicemente come dei fiammiferi che dovrebbero in quelli di voi che sono più predisposti accendere l'interesse per lavorare su se stessi. Ecco, tutti quelli che non fanno meditazione, tutti quelli che non fanno il lavoro che io cerco di consigliarvi, il lavoro interiore meditativo, che costa, ripeto, come dico sempre, fatica e sudore, e che quindi non è un lavoro del cazzo tipo il corso di yoga che vi propone l'istruttrice figa con la remoscia al tennis club dove qualcuno di voi può andare, o piuttosto chi è più terra terra qualche corso meditativo di merda che vi scroccano 300 500 mila euro e vi promettono in una settimana l'illuminazione. No, è un lavoro molto faticoso, ma se tu non lo fai, poi dopo puoi andare ai Caraibi, puoi andare alle Hawaii, puoi andare dove cazzo vuoi, ma avrai sempre tutta la testa intasata di pensieri, di ansie, di paranoie che ci avevi nel Varesotto o a Crotone o a Canicattì o a Cefalù dove abiti, capito? Io adesso ho fatto l'esempio dei gatti, ma la stessa cosa vale per chi va in vacanza e non lo so, lascia dei bambini a delle persone fidate, che quindi sa che comunque li guardano sti bambini, e ogni mezz'ora poi è lì al telefono che vuole sapere come stanno, o i fidanzati che vanno in vacanza e poi hanno una rompicoglioni appesa come un gatto nero ai loro coglioni che ogni mezz'ora vuole che li chiami e che gli dica come sta. La stessa cosa vale anche per le donne, cioè nel senso hanno magari un uomo appiccicoso che ogni mezz'ora amo, sentiamo, ci facciamo. Ecco, voi non state andando in vacanza, voi non state andando in vacanza, facendo così praticamente state prendendo 2.000, 3.000, 4.000 euro, potete andare anche su Marte con Elon Musk, con le sue navicelle spaziali private, che se andate con la mente intasata di merda, come ci avete a Torino, a Milano, a Canicattì, voi non vi state muovendo, voi siete come su una specie di tapirulang che pensate di stare viaggiando, ma in realtà siete sempre fermi. Infatti, come dice un aforisma di un autore che adesso mi sfugge chi è, il vero viaggio è un viaggio nella mente, un viaggio interiore. Il viaggio esteriore che fai, se tu non pulisci la tua mente, non andrai mai da nessuna parte, cioè ti porterai alle Hawaii la mente intasata di merda, di depressione e di ansie che c'hai a Monza. Ecco, solo questo volevo, su questa cosa volevo farvi riflettere. Adesso spero che l'audio sia venuto bene, perché c'è un'orchestrina del cazzo su sta piscina che dicevo che rompe un po' i coglioni, ma ho il cellulare abbastanza vicino, mi auguro che sia venuto bene. Se questo video un minimo ti ha acceso qualche campanello di illuminazione, l'hai trovato interessante, per favore metti un like che non ti costa nulla, se vuoi commenta anche, se non sei d'accordo su qualcosa o se sei d'accordo commenta pure, iscriviti al canale, condividi se vuoi questi video, un saluto e buona serata a tutti, o buona giornata quando pubblicherò questo video, ok? Ciao!